Un saluto a tutte le giuberosse in ascolto. Benvenuti a questa intervista in cui parleremo di politica a tutto tondo e lo faremo con un interlocutore che voi tutti certamente conoscete. Marco Rizzo è con noi oggi. La sua storia di militanza politica credo sia a tutti voi nota e attualmente è coordinatore nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare. Grazie, è un Grazie. onore per me, è un piacere. Grazie, è un piacere anche per noi. Con me Filippo Nesi, direttore di Giubberosse. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Allora, se vogliamo cominciare a parlare di quello che sta accadendo oggi nel mondo, come in tante altre occasioni, anche oggi non possiamo che partire dall'Ucraina. Visto che i toni si stanno scaldando in maniera sempre più evidente, io penso alle dichiarazioni di Peskov sul fatto che l'operazione militare speciale, come la Federazione Russa l'ha sempre chiamata, è ormai diventata una vera e propria guerra, ma penso anche alle dichiarazioni che abbiamo riportato proprio poco fa sul nostro canale del rappresentante permanente della Federazione Russa all'ONU, che diciamo mi sembrano effettivamente andare in quella direzione, cioè lui dice l'Ucraina è stata smilitarizzata perché ormai fondamentalmente non combatte più con le sue armi, ma con quelle che le vengono fornite dall'Occidente. Tutto questo fa seguito a settimane di dichiarazioni assolutamente sopra le righe, abbiamo sentito Macron e altri. Ecco, Marco Rizzo, che cosa possiamo dire di questa situazione e del rischio di escalation che sembra diventato sempre più vicino ed evidente? Ma siamo davvero in una situazione molto, molto più tragica e pericolosa di quello che ci viene dato da intendere. Bisognerebbe cercare di racchiudere in brevissimo tempo tutta la vicenda che, diciamo, è stata percorsa in questi ultimi 30 anni, dalla caduta del muro di Berlino, dalla fine del campo socialista e dell'Unione Sovietica. C'è stato una sorta di avanzamento, accerchiamento della Russia da parte di tutte, diciamo così, le componenti dell'Occidente, uno alla volta. I paesi del patto di Varsavia sono stati affiliati alla NATO, NATO che avrebbe dovuto cessare di esistere. Tra l'altro la NATO è nata nel 49, il patto di Varsavia nel 54, quindi c'era anche all'epoca un equivoco, perché molte delle persone che guardano la storia oggi pensano che sia nato prima il patto di Varsavia e poi la NATO, perché la NATO è sempre stata venduta come un'organizzazione difensiva. In realtà, se arrivasse un marziano sulla Terra e a questo marziano gli si chiedesse qual è la nazione che, diciamo così, ha una propensione alla guerra, beh, il marziano non avrebbe esitazione, perché guardando dall'alto vedrebbe che c'è solo una nazione, gli Stati Uniti d'America, che hanno basi atomiche in decine e decine di stati, hanno basi militari con centinaia di migliaia di soldati, e non c'è nessun altro paese che ha questa esposizione a 5.000-10.000 chilometri dalla propria terra. La Cina, l'Iran, la Russia sono circondate da decine e decine di basi NATO con missili nucleari. Quindi è chiaro che, non c'è la reversibilità, perché la Russia ha una base militare in Siria ereditata dall'Unione Sovietica, l'Iran non ne ha, la Cina ha una base commerciale a Gibuti. Quindi non c'è, poi ci sono i francesi che hanno ancora, e qualche altro paese dell'Occidente hanno ancora qualche rimasuglio di truppe in Africa, però questa è la situazione. E quindi è chiaro che questo confronto da parte dell'Occidente, da parte degli Stati Uniti principalmente, che usano la NATO e che usano anche l'Unione Europea, perché in realtà tutto questo poi nasce anche, come sempre, nei fattori economici. La crisi del dollaro, la crisi dell'imperialismo americano è sotto gli occhi evidenti di tutti. La globalizzazione
che all'inizio sembrava consacrare una vittoria del modello unipolare statunitense, poco alla volta ha, come dire, visto emergere le potenze nuove, come l'India, come la stessa Cina, la Russia, il Sudafrica, il Brasile, alcune nazioni africane, che hanno cominciato a valorizzare le loro materie prime e hanno cominciato a dire: perché dobbiamo trattare la vendita delle materie prime, delle nostre materie prime, col dollaro? Perché il dollaro deve essere la moneta universale? Il dollaro era la moneta universale perché avevano vinto la guerra fredda. Il dollaro era la moneta universale perché dopo Bretton Woods nel 71 il dollaro aveva sostituito anche il rapporto tra moneta e oro che ogni Stato manteneva, ed è diventata, per temi politici, economici, militari, la moneta di transazione, e gli Stati Uniti la stampavano con la fotocopiatrice. E questo sta cessando di esistere, certamente ci vorranno ancora tanti anni, ma il mondo si sta trasformando in un mondo multipolare. L'Europa aveva una grande occasione, pensate a un paese così piccolo rispetto all'Europa come la Turchia, che si è frapposto rispetto a questa tensione, a questo impero che non vuole, come dire, riconoscere il fatto che esistono molti poli e vuole mantenere il suo, la totale forza nell'esercizio della politica, dell'economia e della forza militare principalmente. Noi non sappiamo se nei gruppi dirigenti degli Stati Uniti c'è qualche folle che pensa di vincere la guerra atomica, ma anche nell'ipotesi che vincessero la guerra atomica, l'Europa verrebbe distrutta, perché si combatterebbe in larga parte in Europa e noi moriremmo tutti, anche i servi di questo modello unipolare, anche i gruppi dirigenti di questa Europa che si sono totalmente abbassati al volere dell'euroatlantismo. Ed è un errore fondamentale. L'Europa poteva avere una funzione di mediazione tra queste tensioni che erano ormai riconosciute da tutti gli storici e da tutti i politologi e da tutti quelli che si occupano di politica internazionale. Questo accerchiamento della Russia da parte della NATO, da parte degli Stati Uniti, è chiaro che a un certo punto avrebbe, come dire, fatto emergere la contraddizione. E questo è iniziato, pensiamo all'Ucraina nel 2014, con la vicenda del Maidan, con la vicenda delle aree del Donbass, ma è da tempo che questo avviene. Conosciamo poi la forza anche della propaganda, per cui le persone non si orientano, non sembra che la lotta tra palestinesi e israeliani sia nata adesso, il 7 ottobre, invece era una lotta di liberazione che c'è da 75 anni, cioè la storia la riscrivono come vogliono, però i fatti hanno la testa dura. E quindi l'Europa, dicevo, poteva avere una funzione che non ha avuto. E gli Stati Uniti spingono per un assoggettamento definitivo della politica economica dell'Europa. L'Europa acquisiva gas a bassissimo costo dalla Russia e aveva, diciamo così, una qualità della manifattura che consentiva, come dire, loro ci danno la materia prima e noi facciamo i manufatti, ecco, diciamola così. Adesso non è più così, siamo totalmente succubi, penso all'Europa ma anche all'Italia. L'Italia compra gas russo ancora dalla Tunisia e dall'Algeria, ma lo paga solo di più. Poi compriamo gas, lo Shell Gas dagli Stati Uniti, e lo Shell Gas in Italia costa 4 volte di più. Le imprese italiane che utilizzeranno lo Shell Gas lo utilizzeranno con un costo quadruplo rispetto a quello che pagano la stessa materia prima le imprese statunitensi. Voi capite che è la fine di tutto, è la fine della competizione. La Germania è in una fase terribile, 11 distretti industriali si stanno chiudendo in Germania. E il rapporto tra l'industria tedesca e quella piccola e media del nostro paese è strettissimo. Una volta si diceva che uno sternuto in Germania era un raffreddore in Italia, una volta si diceva che un raffreddore in Germania era una polmonite in Italia,
sta succedendo questo. Quindi cambiano davvero gli addendi e questa guerra diventa una guerra o nucleare, e su questo io mi vorrei soffermare su un piccolo libretto che edito dalla Garzanti, che vi consiglio, è già la quarta, diciamo così, la quarta edizione, sì. È la quarta ristampa, è di Tim Marshall, che è un grande diplomatico statunitense. È un libretto che parla proprio di questa guerra, e nel libretto lui dice: manuale del diplomatico dilettante, mai sfrugugliare ai confini di una potenza nucleare. E ci ha spiegato la crisi ucraina. Ma voi pensate se capitasse il contrario, cioè se i russi mettessero delle armi atomiche o facessero entrare in un ipotetico patto militare con la Russia il Messico. Il Messico verrebbe raso al suolo dagli Stati Uniti. Ma peraltro, quando a Cuba, in risposta ai missili, parlo della crisi degli inizi degli anni 60, quando i missili atomici americani erano in Turchia e Khrushchev, il pessimo Khrushchev, fatemelo dire, mandò a Cuba i missili nucleari, Kennedy minacciò la guerra nucleare e ci fu una, come dire, Khrushchev salvò la faccia col finto ritiro dei missili dalla Turchia, ma dovette fare retromarcia con i missili a Cuba. Quindi questo è successo. E gli Stati Uniti evidentemente si considerano i detentori del potere assoluto. E questo appunto, dato che non è più così dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista dei numeri, è vero che noi siamo l'Occidente, cioè intendo dire Europa più Stati Uniti, Australia e Gran Bretagna, la metà del PIL del mondo, ma siamo un sesto della popolazione del mondo, e questa diciamo così, crescita generale imporrà il multilateralismo, il multipolarismo, a meno che per mantenere questo comando appunto usino l'arma nucleare, cioè arrivino alle condizioni tali per cui si usasse in questo caso l'arma nucleare. E questa storia, lo dico, mi sembra davvero, della Russia che vuole invadere i paesi europei è una cazzata, certo. Che tutti sanno, ma la conoscono anche i diplomatici statunitensi, tutti lo conoscono, ma per il piccolo pubblico viene venduta. La Russia è talmente grande, ha talmente tante risorse, hanno 11 fusi orari, non hanno alcun bisogno di invadere niente. Loro hanno la certezza di avere perlomeno una zona cuscinetto dove non ci siano missili nucleari che in 20 secondi azzerano Leningrado, lo vorrei chiamare ancora così, comunque San Pietroburgo, e Mosca. Questa era la loro richiesta. E la Russia viene considerata invece un paese da spezzettare. Questa era l'indirizzo. Fortunatamente non tutti gli americani la pensano così. Io adesso non so se l'accelerazione voluta da Macron e quindi dalla grande finanza, sì. Perché non pensiamo che Macron sia uno che ha è un pollo da batteria, non è Mitterrand, non è Kohl, no, Macron è un pollo da batteria della grande finanza. E questa accelerazione della Francia, che ricordo l'unica potenza nucleare in Europa, è un'accelerazione pericolosissima. Poi è vero che ci sono già i soldati della NATO in Ucraina, no? Ma certamente ci sono migliaia di soldati della NATO in Ucraina. E la guerra con la Russia è fatta da 50 stati in questo momento. Di questo si sta trattando. Ma avevano dipinto questa guerra come una cosa, vi ricordate, no? Putin aveva il cancro, moriva in 3 mesi. Ma io mi rifarei alle parole di Draghi dell'ultimo suo discorso sull'Ucraina quando era ancora Presidente del Consiglio. Insomma, sembrava che la Russia avesse la sua Caporetto. È successo esattamente il contrario. E i poveri ucraini sono lì a morire, assieme ai poveri russi, per una guerra per interposta persona. Sì. E cosa fare? Cosa possiamo fare noi? Noi possiamo fare la lotta alla guerra, fare la lotta per la pace, ma come dire, la prima cosa è l'informazione. Queste cose che noi abbiamo detto in maniera così
gentile da parte vostra per far sentire un parere. In una qualunque televisione del mainstream non si può fare. Io sono spesso bloccato da galline starnazzanti, appena cerco di dire in 10 secondi un parere minimamente diverso. Avrete visto, sentito, no? Le trasmissioni a cui partecipo, rarissime, sì, rarissime, ma dove viene aggredito. Sì. Non è facile, ecco. E quindi il vostro lavoro, il lavoro di queste, diciamo così, di punti di informazione democratica, sono fondamentali. Questa è la prima cosa. Poi la seconda cosa sarebbe quella dell'organizzazione di un grande movimento per la pace, che in parte si sta manifestando sulla vicenda della Palestina, molto più difficilmente si sta manifestando per la vicenda generale della guerra, perché la minaccia nucleare viene considerata inesistente. E non è così, non è così, perché io credo, presumo di conoscere un po' la politica internazionale, ci sono delle linee rosse, io non so. E mi pare che le provocazioni per arrivare a queste linee rosse si stanno accentuando. Questa sì, di Macron è l'ultima. Sì, certo. Quindi sono davvero preoccupato. Insomma, io non so, ho 65 anni quest'anno, come dire, non è che, ma penso ai nostri figli, alle nuove generazioni. Certo. È davvero un pericolo mortale. Quindi, secondo me la prima battaglia da fare è quella dell'informazione. Io credo che il popolo italiano non voglia la guerra, il popolo italiano voglia la pace. Sì. E poi c'è il problema dei due pesi e delle due misure. Ma lei sta parlando a favore di un assassino, lei sta parlando a favore di un dittatore. Anche qua, come dire, non è che uno sposa i regimi altrui, ma il tema dei due pesi e delle due misure davvero ha fatto superare, la misura è colma da questo punto di vista. Non è pensabile, se la Meloni va dal Sisi, no? Che, come dire, o va da Erdogan, che governano il loro paese in maniera molto più, diciamo così, dura, no? Che non Putin, va tutto bene. Se capita una cosa in Arabia Saudita, fino a un certo punto, perché adesso l'Arabia Saudita, appena avendo, come dire, cambiato un minimo l'angolazione rispetto ai BRICS, no? Viene trattato diversamente. Ma pensate come veniva trattata l'Arabia Saudita rispetto all'Iran, no? Insomma, c'è questo tema terrificante della guerra, e quindi noi dobbiamo assolutamente, dei due pesi e delle due misure, dobbiamo far capire i governanti italiani, la politica italiana, il Parlamento italiano. L'altra settimana il Movimento 5 Stelle, che adesso sulla guerra ha una posizione fortunatamente, diciamo così, più adeguata, e avevano un'occasione, questa missione che viene, sono tutte missioni di pace, vengono dette, dove noi abbiamo addirittura il comando come Italia, no? Con un cacciatorpediniere di alto livello nel Mar Rosso, potevano votare contro, hanno votato a favore. Caspita, ma com'è possibile? Potevano dare un segno, no? Così come avrebbero potuto dare un segno con Conte quando erano al governo con Draghi. Sì. Lì sì, potevano in qualche modo bloccare la guerra. Ma se ricordate, addirittura lo stesso Draghi, che per quanto riguarda l'Europa, ricordate, disse al governo, la politica, noi andiamo avanti col pilota automatico. Quando è scoppiato il casino in Ucraina, e lui, vi ricordate che Zelensky l'aveva chiamato, no? E Draghi ha detto vabbè, poi ti richiamo. Dopo 2 giorni è arrivata una telefonata, una tirata d'orecchie, si è messo subito in fila anche Draghi. Insomma, siamo davvero in una dinamica che c'era già, perché l'Italia c'era il fattore K, c'era Mattei che veniva ucciso, c'era Aldo Moro che veniva ucciso, c'era una sovranità limitata, ma con la Prima Repubblica c'era anche qualche piccolo guizzo che è stato pagato duramente. Penso a Sigonella con Craxi e Andreotti che l'hanno pagata cara. Non che Craxi e Andreotti non avessero rapporti con la corruzione l'uno e con la mafia l'altro, intendiamoci. Ma fino a quando non hanno, come dire, alzato il dito sulla sovranità italiana, a Sigonella gli andava bene. Infatti dopo
qualche anno sono stati travolti, l'uno da Mani Pulite, l'altro dalla vicenda della mafia, ma mica per caso. Allora, anche in quel periodo lì, addirittura un democristiano come Fanfani aveva coniato il termine di neoatlantismo, cioè si stava dentro la NATO con un minimo, no, di dignità. Adesso, come dire, la Meloni solleva la giacca, dovrebbe guardare i pantaloni, perché all'altezza delle ginocchia i pantaloni della Meloni dovrebbero essere sbucciati. Diciamo così. Filippo, in Germania invece sembra che si stiano producendo però anche dei fenomeni interessanti dal punto di vista politico, vero? Non so se vuoi... Ma infatti io ero curioso di chiedere a Marco un pensiero su Sarah Wagenknecht, che lui certamente conosce, e che è un personaggio che... diciamo, di cui noi come canale ci siamo occupati spesso, in particolare in questi ultimi giorni abbiamo sottotitolato un paio di video di suoi di altrettanti discorsi al Bundestag, nei quali ha preso una posizione molto dura verso sia la maggioranza al governo sia l'opposizione, perché non dimentichiamo che in questo momento all'interno della CDU prevale una linea filoatlantista con Friedrich Merz. Soprattutto c'è Roderich Kiesewetter che ha fatto una serie di affermazioni abbastanza, diciamo, spinte, cioè ha detto che dobbiamo usare i Taurus non solo per dare l'Ucraina ma per colpire Mosca. Devo dire, non solo in Germania ma anche in Italia la traduzione ha avuto, ho visto, un grande successo, cioè molte persone apprezzano questo personaggio. Personaggio che noi conosciamo. Noi conosciamo, no, ma che sta portando avanti, tra l'altro, da anni un certo tipo di approccio che è critico verso la sinistra neoliberale, che peraltro è anche il titolo italiano del suo libro contro la sinistra neoliberale. Il titolo si tedesco con la preparazione di Vladimiro Giacchè. Esatto, sì. Che è stato edito in Italia, pubblicato da Fazzi, sì. Ma che in tedesco, lo sapete, ha un titolo che è Die Selbstgerechten, che si traduce male, tant'è che hanno dovuto, come dire, usare una formulazione diversa, però letteralmente vuol dire quelli che credono di avere sempre ragione, i presuntuosi, quelli che si sentono sempre dalla parte del giusto, ed è una parola che riassume, dal mio punto di vista, l'approccio che io vedo nella sedicente sinistra di oggi. Ecco, la Sarah Wagenknecht, come sai Marco, sta portando avanti, tra le altre cose, una profonda rivisitazione di quelli che sono i valori delle nuove sinistre liberali, che non hanno più al centro la lotta sociale, ma altri temi, come l'ambientalismo, l'inclusione, che poi non è tanto una lotta per portare le minoranze a livello di chi i diritti li ha già, che è sacrosanto ovviamente, ma come lei dice esplicitamente nel libro, un modo quasi per dare a queste minoranze dei privilegi, perché poi diventano a loro volta delle bolle e delle lobby sulle quali contare, diventano delle riserve di voto, perché c'è tutto questo meccanismo infernale. Ecco, che dal mio punto di guarda, vista... Ecco, volevo chiederti provocatoriamente, non pensi che in Italia ci sarebbe bisogno di una Sarah Wagenknecht? Io conosco bene Sara perché era al Parlamento Europeo con me, eravamo nel gruppo della sinistra dal 2004 al 2009. È una donna di grande polso, addirittura da un certo punto di vista della politica la definirei una donna da altri tempi. Sì, sì, di grande tempra, di grande qualità, e già all'epoca nel gruppo dove c'era una spaccatura in questo gruppo della sinistra, tra non c'erano ancora i temi, diciamo così, fucsia, no? Ma c'erano già tutte le percezioni, no? Quindi c'era una sorta di linea che attraversava, penso quelli di Rifondazione che erano lì, stavano con i francesi, con tutta quest'area di sinistra fucsia, e invece c'era lei, c'erano alcuni del Partito Comunista Francese, c'ero io,
c'erano i portoghesi, c'erano i greci, c'era una sorta di legame, però hanno avuto la prevalenza, diciamo così, anche perché aiutati dal sistema, queste trasformazioni di questa sinistra in cui io francamente non solo non mi ritrovo, ma reputo che sia la sinistra, questa sinistra sia il nemico non del sottoscritto, ma sia il nemico delle classi lavoratrici, sia il nemico anche del ceto medio che si proletarizza. E Sara, anche approfondendo gli ultimi diciamo accadimenti in Germania, lei sostanzialmente sta costruendo e ha la fortuna, oltre di essere brava e di avere anche come, diciamo così, lei è sposata con Oscar Lafontaine, l'ex ministro delle finanze del governo Schröder. È un personaggio che ad esempio sulla vicenda del gasdotto ha fatto saltare per volontà degli Stati Uniti, poi non si sa se sono i norvegesi che sono stati, no, questo non importa. Lui ha messo il dito all'indice di tutto il governo e ha detto: voi sapete che questo è un atto di guerra degli Stati Uniti contro la Germania, voi sapete tutto e non lo dite. Questa dichiarazione fortissima ha avuto, come sempre, un eco molto ridotto in Germania, anche se insomma un po' è arrivata, e in Italia proprio sono stati pochi trafiletti, tranne qualcuno come voi che ne hanno, come dire, parlato. Ma questa cosa qua ha consentito anche a Sara di rompere questa ipocrisia dentro il gruppo della Die Linke, di costruire un altro gruppo, di costruire un'alternativa reale che potrebbe addirittura trasformare questo nuovo partito di Sara, questa lista per Sara, alle europee, nel terzo partito tedesco e probabilmente nelle aree dell'est, può darsi che diventi addirittura il primo partito. Quindi c'è una se la gioca con AfD in questo momento, ho visto gli ultimi sondaggi in Turingia, se la gioca con AfD in Sassonia è addirittura davanti. Sì. Esatto. Noi siamo in contatto. A parte che io la conosco, ma noi siamo in contatto, abbiamo avuto una lunga chiacchierata, però loro sono in una fase, abbiamo fatto il congresso di Democrazia Sovrana Popolare e nello stesso giorno loro facevano la prima riunione assembleare per decidere anche gli incarichi. Io ho avuto questo lungo colloquio online con il riferimento, la potremmo definire il capogruppo della lista di Sara Wagner al Bundestag. Certamente la vicenda di Sara Wagner non è solo un segnale di quello che accade in Europa, perché accade anche da altre parti. Pensiamo alla Slovacchia, dove Robert Fico ha vinto le elezioni a settembre dell'anno scorso e anche lì le cose sono cambiate radicalmente. Il partito Smerne, che era un partito, definiamolo socialdemocratico, faceva anche parte del gruppo socialista, ha manifestato posizioni, possiamo definirle così, socialiste, sovraniste, contro il politicamente corretto, contro la guerra, contro la NATO, cioè una posizione fortissima. E anche lì noi abbiamo rapporti, io ho avuto numerose incontri, specialmente ad esempio col vicepresidente del Parlamento, Lubo, che è uno che ha capito bene anche quello che stiamo facendo noi in Italia e ha capito bene cosa stanno facendo i tedeschi con la Sara Wagner. Cioè, io credo che a un certo punto in Europa non ci sia qualcuno che si alza la mattina, no? Che ne so, nel caso Rizzo Toscano, no? E magari anche Alemanno, no? Per dire, no? E capiscono le cose, accadono le cose. Cioè oggi nel nostro paese la piccola e media impresa sono fottute, e se non capiscono che devono cambiare, la Meloni e Salvini non le rappresentano in nulla, qua ormai comandano le multinazionali, comanda la grande finanza, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale Europea, la NATO. Se non capiscono questo, in Europa siamo tutti fregati, ma in Germania e negli altri paesi cominciano a nascere queste cose.
Macron governa la Francia, ma è una minoranza. Una minoranza della minoranza, perché vanno a votare meno persone. Quindi io non so, adesso la dico così, se noi faremo la fine di Pisacane o di Garibaldi, ecco, per intendersi. Può darsi che faremo la fine di Pisacane, ma credo che valga la pena di combattere per queste idee di un paese che è cambiato, perché noi siamo un paese più oppresso di prima. Se voi guardate dal punto di vista del benessere, della classe lavoratrice, del ceto medio che si proletarizza, della piccola e media industria, per non parlare degli operai, dei lavoratori, ormai ci sono 6 milioni di persone, mi fa ridere la CGIL che fa l'inchiesta e scopre che 5 milioni e mezzo di persone vivono lavorando al limite della povertà, e se crede, hanno fatto una politica concertativa sindacale negli ultimi 30 anni che ha regalato completamente la titolarità del lavoro nelle mani delle multinazionali che non pagano le tasse. Sembra normale che le multinazionali non paghino le tasse, e invece la lotta aspra, asperrima, è contro i tassisti, è contro i commercianti, è contro quelli, è contro gli altri, mentre invece ci sono i veri padroni del mondo che fanno il bello e il cattivo tempo. Questa, e dentro questa dinamica la costruzione della sinistra classica è diventata un qualcosa davvero di respingente, ma basterebbe vedere anche nella locazione del voto. La sinistra prende i voti nella ZTL, è vero, è proprio vero. Io sono nato in un quartiere di Torino che si chiama Borgo Vittorio, che era il quartiere operaio comunista per eccellenza, il Partito Comunista prendeva il 60%, ma mio padre, che era un operaio della Fiat, prenderebbe a calci in culo questi qua della sinistra. Non c'entrano nulla con la nostra storia, non c'entrano nulla con i nostri valori, non c'entrano nulla. E anche questa storia destra-sinistra oggi deve individuare qual è il nemico. Oggi, qua, così capiamo anche le mosse della politica che stiamo tentando di fare noi. Noi tentiamo di rappresentare, di rendere protagonisti una parte della popolazione che è amplissima, che non ha più fiducia sulla politica, il cosiddetto mondo del dissenso, no? E quelli che non vanno a votare, perché quelli che vanno a votare, bene o male, hanno questa offerta politica destra-sinistra, c'è molto tifo, ci sono quelli per la Schlein, quelli per la Meloni, quelli per Conte, vedete che se le cantano di santa ragione in Parlamento, no? Litigano molto perché sono molto uguali. Io sono stato 20 anni in Parlamento, 3 legislature alla Camera, 1 al Parlamento Europeo, conosco le dinamiche. Più si alza il tono e più vuol dire che c'è poca differenza, perché ti devi, tu non ti, quello che abbiamo detto noi qua ci differenzia in maniera chilometrica rispetto alla cosiddetta sinistra, ma anche rispetto alla cosiddetta destra della Meloni, proprio chilometri, anni luce, e noi siamo un'altra cosa, vogliamo un'altra cosa, certamente stanno facendo in modo e stanno attivando tutto quello che è possibile per far sì che non ci sia nessuno che possa in qualche modo, in maniera organica, ecco, per rispondere alla vostra domanda, fare come la Sarah Wagner in Germania. Io sono, l'invidia non ci deve essere in politica, io sono un fraterno amico di Sara, però ho un po' di invidia, no? Perché lei in poco tempo è riuscita. No, io sono da 15 anni che stiamo cercando di dire che c'è la proletarizzazione del ceto medio, di dire che la sinistra è la nemica dei lavoratori tanto quanto la destra, di dire che la sinistra e la destra sono due facce della stessa medaglia. È una lotta davvero lunga e dura, ed è una lotta, lo dico a questa età, posso anche dirlo, io potevo fare anche altro, no? E potevo anche, come dire, fare il ministro, andare, mi hanno fatto centinaia di offerte, non le ho mai volute proferire, perché la politica è anche la determinazione della tua vita. Io ho avuto un privilegio della politica, ho fatto 20 anni al massimo livello e devo in qualche modo restituire quello che ho avuto, poi non lo saprei fare. Io parlo con voi, parlo di queste cose, mi infervoro, mi dà adrenalina, mi piace. Se dovessi fare il democratico del PD o anche il destrorso alla Meloni o quello del 5, non avrei la forza, mi annoierei, non ci riesco. Quindi credo che noi siamo dentro
un pezzettino, certamente un granellino di polvere, ma dentro il meccanismo della storia. Oggi il mondo si sta trasformando da unipolare, negli ultimi 30-40 anni, in mondo multipolare. E noi vorremmo che il nostro paese, l'Italia, potesse concorrere a un mondo di pace, di commercio. Noi vorremmo che l'Italia fosse indipendente e commerciasse con gli Stati Uniti, assolutamente, con tutti i paesi dell'Europa, ma anche con la Russia, con la Cina, con l'Africa. Perché no? Perché? Come abbiamo sempre fatto, come abbiamo sempre fatto. Come tra l'altro, esatto. Come tu hai detto prima, la classe politica della Prima Repubblica aveva capito l'importanza di essere una marca di confine e lo sfruttava in maniera intelligente, benché fossimo un paese sicuramente a sovranità limitata, chiaramente nella sfera atlantica, però certo. Così, i nostri rapporti con l'Unione Sovietica, il blocco dell'Est erano comunque forti anche da parte di quei partiti che poi magari in Parlamento parlavano da anticomunisti. Oggi non vedo più questo, forse perché manca anche quella classe politica e quell'intelligenza. No, certamente. Volevo dirti una cosa, tu prima, prego. Marco, hai... No, era come dire un addendum, un'aggiunta. Tu hai citato Oscar Lafontaine, che ha parlato sul Nord Stream, ma in realtà lui, guarda, aveva iniziato prima dell'attentato al Nord Stream. Io mi ricordo, sono andato a rivederlo un attimo fa, l'abbiamo passata ad aprile del 2021 questa notizia, addirittura c'è un articolo, uno dei nostri primi articoli sul portale, in cui Oscar Lafontaine attacca frontalmente la Baerbock prima ancora delle elezioni del 2021, quindi prima ancora che si formasse la coalizione Semaforo, in cui lui dice: cara Baerbock, tu ti definisci verde, ma mi spieghi perché continui a fare la guerra al Nord Stream? Il Nord Stream c'era, quindi, certo. Diciamo, cioè, e come mai in tutti questi anni non ti ho sentito dire mai una parola sul fracking americano? Ma sei una verde o sei semplicemente un cavallo di Troia di Washington? Cioè, devo dire, Oscar Lafontaine è uno di quei politici, forse l'ultimo grande politico, secondo me, che si è prodotto dentro l'SPD. E tornando a Zara, io devo dire che è uno dei politici che noi guardiamo con maggiore attenzione in Europa, perché incarna i valori che tu hai citato un minuto fa, cioè cerca di costruire un'alternativa popolare in una società che ormai si è divisa tra sotto e sopra e non più tra sinistra e destra, che sono evidentemente due, come dire, un criterio che non regge più alla storia, non è più nei fatti, assolutamente. Ma questo è il motivo. Quindi la grande scommessa che lei ha fatto è quella: costruiamo un grande partito popolare che vada oltre, diciamo, questa ormai falsa e secondo me improponibile dicotomia. Sono valori per cui, per esempio, il nostro canale ha fatto proprio fin dall'inizio, prima ancora, diciamo, che venisse fuori il fenomeno Wagner. Sì, sì. Beh, adesso giustamente hai ricordato la vicenda di Oscar Lafontaine, ma insomma. Io dal 2008-2009, nel 2012 ho scritto un libro, Il Golpe Europeo, dove prefiguravo quello che sarebbe successo in Grecia. Avevamo capito, ecco. Poi certamente la vicenda della cosiddetta pandemia e la vicenda della guerra, la gestione politica dell'informazione in questi tre anni ha smosso tante coscienze e l'abbiamo capito. Adesso si tratterebbe di vedere, è per questo che in questa fase abbiamo allargato i nostri orizzonti, anche io sono stato, come dire, lapidato per aver fatto una conferenza politica a favore della libertà della Palestina, dello Stato palestinese, sì, con l'Alemanna, ci hanno fatti neri, no? Ma ormai, io lo dico senza esitazione, rispetto a uno che magari era con me 30-40 anni fa e che vede nei valori del politicamente corretto tutta la sua vita e magari è a favore della guerra, io sono molto più vicino a uno come Alemanno, che certamente non ha la mia storia. Noi abbiamo più o meno la stessa età, credo lui abbia un anno in più, e no, insomma, nel 77 sarebbe finita diversamente, no? È chiaro, no? E quindi
Il tema è capire dov'è il nemico. E adesso mi permetto, lo dico a bassa voce, di citare Vladimir Ilic, analisi concreta della situazione concreta. E oggi l'analisi concreta della situazione concreta ci dice che le categorie della destra e della sinistra, anche dell'antifascismo inteso come anche rapporti di forza, no? Cos'è il fascismo oggi? Sono 200 nostalgici che fanno il saluto romano, o è il Corriere della Sera che fa l'elenco, o la Repubblica che fanno l'elenco degli uomini, no, da segnalare, no, per metterli in una lista. Ne sappiamo qualcosa. Geniali d'Italia, eccetera. Ne sappiamo qualcosa. Il fascismo sono quelli dell'esercito israeliano, del governo israeliano, che uccidono 30.000 civili, 30.000, e non succede nulla. Questo è il fascismo. Insomma, se noi non abbiamo la forza di dire le cose col proprio nome, e poi questa vicenda dei due pesi e delle due misure è intollerabile. Cioè, davvero lo vediamo sulle vicende, su tutte le vicende, dal politicamente corretto al clima, alla cultura. Cioè, delle cose incredibili. L'altra sera, Democrazia Sovrana Popolare a Rovereto voleva presentare questo film, che io non ho visto, il testimone, no? Beh, il comune di Rovereto ha impedito ha lasciato la sala, ma ha impedito la programmazione. E in quella occasione c'è stato anche un dibattito, c'erano degli ucraini, hanno discusso. La democrazia discute, anche tesi contrapposte, no? Cioè, è una cosa folle. Siamo entrati dentro un meccanismo, per non parlare poi appunto del politicamente corretto, non puoi più dire nulla, no? Cioè, noi figurarsi se non ci battiamo per la lotta all'ambiente, ma se potessimo dire una volta che il 70% dell'inquinamento, proviamo a dirlo, lo fanno le prime 100 multinazionali, no? Insomma, che sono quelle poi che hanno fatto i soldi inquinando, adesso vogliono fare i soldi facendo finta di disinquinare, ma insomma delle cose terrificanti. Allora, tutto questo ci fa precipitare poi sulla politica. Perché, questo, perché noi non possiamo costruire, come dire, tanti flussi positivi, tanti movimenti tutti positivi, ma non, come dire, presentare una ipotesi di tenuta, di cambiamento della società, di resistenza in questa fase. E questo lo può fare solo la politica, una politica nuova. E qua devo dirvi, il sistema sono bravi, perché individuano quelli che gli possono dare davvero onore. Lo fanno con il controllo dell'informazione, ad esempio. Io sono stato bloccato, sono stato ammonito, voi anche avete subito Visione TV, Bio Blu, insomma, sappiamo tutto cosa è successo, no, in questi frangenti. Ed è la cosa più antidemocratica, perché tutte queste piattaforme sono piattaforme private, ma non sono il club del golf o il club del gioco delle carte, dove tu vai e devi giocare a scopa correttamente o a brizzo, come cavolo si chiama. Non è così, perché oggi la politica passa assolutamente attraverso i social. Quindi nel momento in cui un privato decide cosa è buono e cosa non è buono da trasmettere, e entra come il burro, un coltello nel burro, sull'articolo 21 della Costituzione, sulla libertà dell'espressione, e non c'è nessuno che dice niente, nulla. E noi su questo, noi l'abbiamo fatto, appena hanno bloccato Visione TV, la televisione toscana, abbiamo cominciato a dire nome e cognome dell'amministratore di Google in Italia. E poi avremmo continuato, saremmo andati a trovarlo, a spiegargli le cose. Cioè, bisogna sapere cosa fa, perché queste entità sembrano delle cose neutre che non esistono neanche, sono in carne ed ossa, è chiaro? Devono sapere, è un tema della democrazia. Dobbiamo sapere contro chi dobbiamo rivolgere le nostre critiche. È chiaro? Come dico sempre, il fascismo è molto più vicino a loro di quanto non immaginano. Assolutamente, assolutamente. No, perché vedono il fascismo ovunque, ma tu considerate, se andassero più vicino, forse lo troverebbero. Adesso ci sono le elezioni europee.
Allora, qua qualcuno si dice, ma voi volete andare alle elezioni europee, l'Europa fa schifo. Lo sappiamo che l'Europa fa schifo, ma noi ci rifacciamo sempre a una definizione che diceva giustamente dentro e fuori le istituzioni. Per dentro le istituzioni puoi avere maggiore forza per far contare le voci da fuori. Beh, ad esempio adesso ci sono le elezioni europee, noi chiaramente siamo per stare, come dicevo, dentro e fuori. Ma il problema dentro le istituzioni, fuori dalle istituzioni, ma il tema è che non vogliono che entri nessuno che non sia già presente in questo Parlamento, italiano ed europeo. Il Parlamento europeo ha fatto una vergognosa risoluzione votata l'8 febbraio, dove qualunque forza politica, dagli slovacchi ai tedeschi, dai lettoni ai francesi, passando per i catalani, chiunque sia stato critico sulla guerra è diventato una spia russa. È chiaro, tutte le forze politiche. E quindi il governo italiano ha immediatamente recepito la cancellazione dell'esonero alle firme, sono tantissime, 150.000, l'esonero internazionale. Ad esempio noi siamo in collegamento con gli slovacchi, siamo in collegamento con i tedeschi, possiamo ottenere, grazie al fatto che loro hanno parlamentari europei, il fatto di essere trattati come una forza politica italiana presente in Parlamento e quindi avere l'esonero internazionale. Cosa hanno fatto? L'hanno levato. Così hanno l'esonero solo le forze politiche presenti oggi in Parlamento. E quindi noi dobbiamo raccogliere 150.000 firme. Si sono resi conto che non potevano farlo negli ultimi 6 mesi, perché la stessa direttiva europea dice che negli ultimi 6 mesi non si possono cambiare le carte in tavola. A 1 mese e mezzo della consegna delle firme hanno detto: allora dimezziamo le firme. Piacere al cazzo, scusate il francesismo, perché se ce lo dicevate all'inizio dei 6 mesi, no? Noi avremmo cominciato a raccogliere le firme in maniera prepotente, sapendo invece di avere l'esonero. Vale per noi, vale per Santoro, vale per altri, però così stanno facendo per evitare che ci sia la presentazione. Adesso 75.000 firme sono alla nostra portata, il problema è sono le 1.500 in Val d'Aosta, sono le 1.500 nel Molise, ma noi stiamo ottenendo davvero dei grandi risultati. E devo dire anche questo rapporto con aree che sono contro la guerra, penso ad Alemanno, ad altre aree, ci consentirà di ottenere il risultato. Noi facciamo un appello. Fino al 2 aprile si può firmare in tutti i comuni, non sono obbligati, quindi non tutti contengono i moduli per le firme, ma buona parte sì, quindi andate nel vostro comune di residenza. Fino al 26 di aprile potete andare nei banchetti, Democrazia Sovrana Popolare, guardate sul sito, e ci sono i banchetti dove poter andare a firmare. Se ci date una mano, noi ci siamo, ci saremo. Se non ci siamo, non è che è finita qua, è la storia, anzi, ci saremo la prossima volta, perché poi alla fine arriveremo. Ma non è che arriveremo in silenzio, come dice la Schlein, noi arriviamo per davvero. E per questo motivo siamo anche attaccati, derisi, messi da parte, infiltrati. Come dire, fanno il loro lavoro. Ogni tanto essere attaccati serve, perché, come dire, ti dà un po' più di fiato, perché vuol dire che dai davvero noia. E voi, come Giubbe Rosso, immagino lo sappiate molto bene. Grazie. Sì. Grazie. Noi, Max, ci aspettiamo il peggio da qui a novembre, perché ci sono 2 appuntamenti fondamentali e che sono anche molto temuti, a quanto vedo. Prima le elezioni europee a giugno e poi le elezioni americane. Ecco, su questo l'ultima cosa. Voi potete capire che con la mia storia non posso apprezzare Trump. Ma se ci fosse anche Batman al posto di Biden e che desse una possibilità in più di non scatenare la terza guerra mondiale con le bombe atomiche, io sarei per Batman. Ecco. E quindi tra Biden sì, anche lì è una questione complessa, perché Trump almeno sembra dare, se non cambia idea, più garanzie sul fronte ucraino, mentre sulla vicenda apre scenari un po' inquietanti, ad esempio sul rapporto con l'Iran e anche su Gaza, insomma, così io ho letto quello che ha detto Jared Kushner, insomma, fa abbastanza rabbrividire. Speriamo. Diciamo, vediamo. Che bisognerà vedere, ecco, intanto vediamo come andrà. Io quello che ti stavo dicendo è che sono 2 elezioni comunque fondamentali e sicuramente io temo che chi ci andrà di mezzo sarà la libera informazione, perché tutti i segnali che percepisco da settimane vanno in quella direzione, cioè un tentativo di limitare ulteriormente
gli spazi di informazione, cercando di accusare quello di essere fascista, quell'altro comunista, quell'altro putinista, ma comunque cercare di chiudere il più possibile gli spazi. Questa è una cosa che mi preoccupa, perché quando ci sono queste elezioni che sono sentite come Borrella, sono mesi che lo ripeto, che sono elezioni decisive, e quindi purtroppo oggi come oggi questo secondo me si tradurrà in una ulteriore chiusura e tentativo di censura. Questa è la mia paura. Ecco. Ci aspettano mesi difficili. Ci aspettano mesi difficili. È la nostra battaglia. Sì, sì, certo. Naturalmente la combatteremo. E grazie a Marco Rizzo per il tempo che ci ha dedicato. Grazie a Filippo Nesi, direttore di Giubbe Rosse. A tutti voi, appuntamento alla prossima intervista. Arrivederci. Ciao, grazie.